Benvenuti a Dog Club, il format di Televisionet che vi guida alla scoperta delle razze canine per essere in grado di scegliere consapevolmente il vostro cane. Dovete sapere infatti che tutte le razze moderne sono state create dall'uomo per soddisfare scopi ben precisi e diversi tra loro, come per esempio la caccia, la guarda della proprietà o la difesa della persona. E queste caratteristiche, ricercate in origine, sono ancora molto presenti nella maggior parte delle razze. Infatti, scegliere un cane solo per la sua bellezza o per un'immagine che ci siamo fatti senza conoscere le caratteristiche della razza è un gravissimo errore che può portare ad una situazione di incomprensione e infelicità, sia del padrone che del cane, che però non ha nessuna colpa. Dog Club si occuperà non solo di cani di razza, ma vi aiuterà anche a capire con quali criteri scegliere un cane meticcio o un cane ospitato in un canile. Questi cani che spesso non sono riconducibili ad alcuna razza e quindi è più difficile capirne le caratteristiche, ma sono comunque molto sensibili e hanno estremo bisogno di ricevere affetto. È bene comunque conoscere i criteri con cui sceglierli in funzione del tipo di vita che conduciamo e dell'assetto familiare nel quotidiano. Seguiteci! Oggi parliamo dei Boston Terrier. Terrier nasce a Boston verso il 1870 come cane da combattimento. I combattimenti di cani erano molto in voga allora negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, dove furono realizzati a questo scopo incroci tra razze diverse in modo da migliorare le loro attitudini al combattimento. Fu un certo Robert C. Hooper ad importare dall'Inghilterra il primo esemplare conosciuto con il nome di Judge. Questo cane era il frutto dell'incrocio tra un bulldog inglese e un terrier inglese bianco, razza antica ormai estinta. Era possente, di grossa statura e il suo peso raggiungeva i 15 kg. Negli anni il flusso migratorio iniziò a crescere in modo sensibile e la razza iniziò a diffondersi nel nuovo continente. I discendenti dei primi esemplari furono probabilmente incrociati con il bulldog francese, il che ha contribuito a rimpicciolire la statura della razza e a creare i presupposti per la nascita di un cane di piccola taglia ma non meno solido, ovvero il Boston Terrier che tutti conosciamo. Inizialmente impiegato per affrontare i combattimenti, col tempo il Boston Terrier è stato allevato per sviluppare un carattere meno aggressivo. Ma il suo temperamento sicuro e risoluto, la sua forza e la sua determinazione lo caratterizzano fin dalle origini. Il Boston Terrier è la prima razza 100% americana ad essere stata riconosciuta nel 1893 dall'American Kennel Club. Il Boston Terrier è soprannominato American Gentleman per le sue origini americane, ma soprattutto per il suo piacevole carattere e il suo grazioso portamento. Gentile, simpatico ed è dotato di una grande intelligenza. Di taglia piccola, è ben proporzionato e ha una struttura compatta con il corpo corto e quadrato. È molto agile e resistente. Il muso è corto e la dentatura leggermente prognata. Le orecchie sono naturalmente ben dritte e la coda è corta. Una caratteristica importante nella valutazione della razza è la sua espressione, il suo sguardo, che deve indicare un alto grado di intelligenza. L'andatura deve essere sicura e dritta, dando un'impressione di eleganza. Il pelo è liscio e corto. Il suo mantello può essere di colore nero, focato, nero con riflessi rossi o striato con delle macchie bianche che devono essere correttamente proporzionate e posizionate. Infatti, la predominanza di bianco sul corpo e sulla testa è considerata un difetto. Il suo peso si divide in tre categorie. I pesi leggeri, fino ai 7 kg, i pesi medi, dai 7 ai 9 kg, e i pesi massimi, dai 9 ai 11 kg. La sua altezza algarese non è indicata dallo standard. Il Boston Terrier è affettuoso e socievole. Per questo motivo è un eccellente cane da compagnia per tutta la famiglia, anche se sceglie un unico padrone al quale è totalmente devoto. Adora i bambini e instaura con loro un rapporto di fratellanza. Non è invadente e abbaia solo quando è necessario.
È molto attento e vigile, e anche diffidente verso gli estranei, ma non è mai aggressivo, anche se viene provocato. Il suo spirito vivace e la sua disponibilità alla sottomissione fa del Boston Terrier un cane facile da addestrare, nonostante sia ogni tanto un po' testardo. Per questo motivo bisogna educarlo con costanza e fermezza. È un cane che si abitua facilmente alla vita in appartamento. Non è sportivo, ma è molto energico e attivo e ha quindi bisogno di essere portato a spasso di frequente. È un compagno ideale per chi ama le lunghe passeggiate, ma anche per chi preferisce le lunghe serate sul divano. Non ha difficoltà a inserirsi in un gruppo composto da persone o altri animali. In casa non richiede molto impegno, è pulito e perde poco pelo. È comunque necessario spazzolarlo ogni giorno in modo da mantenere il suo pelo liscio e lucido. Il Boston Terrier è un cane molto resistente che non richiede particolari cure. Bisogna comunque tenere sempre presente le sue difficoltà respiratorie dovute al naso piatto e corto. È quindi meglio evitare di sottoporlo a sforzi prolungati o in eccessiva esposizione al caldo. Bisogna anche prestare attenzione alle sue orecchie, che possono essere soggette a infezioni. Il Boston Terrier, essendo uno dei cani più amati dagli americani, nel 1979 è stato proclamato dal governo del Massachusetts il cane ufficiale dello Stato.